Paura ieri presso il reparto di chirurgia del presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Verso mezzogiorno dalla controsoffittatura del corridoio, a causa del cedimento di un'asta laterale, si sono staccate sei lastre di alluminio senza recare danni, fortunatamente, a personale medico o degenti. Prontamente sistemata dalla ditta la struttura è stata controllata accertando che non vi è stato nessun cedimento di intonaco. No male che non passava nessuno in quel momento. Cioè, non è una cosa sotto il non è una cosa bella anche per l'immagine dell'ospedale di Penne che comincia a cadere da immagini che questo sta cadendo a pezzi oramai, c'è un tratto di corridoio dove non può passare oramai le carrozzelle, ci hanno messo un divieto di accesso solo pedonale, nessuno le viene a ristrutturare, qualsiasi volta che c'è un problema non si sa che cosa bisogna fare per rimetterla a posto, cioè, non si può andare in questa maniera. Notizia questa che sa un po' di beffa se si pensa ai 12 milioni di euro già destinati alla ristrutturazione del nosocomio Vestino, la convenzione firmata tra Regione Abruzzo e Ministero della Salute per effettuare i primi lavori sulla struttura è stata trasmessa a luglio scorso con il finanziamento addirittura d'arrivo, ma con il progetto già pronto dal 2013 che adesso va rimodulato. Qui bisogna decidere che cosa bisogna fare. Noi come FIAS abbiamo chiesto di fare un progetto medio-lungo termine per l'ospedale di Penna al direttore generale e anche all'assessore Veri. Sono d'accordo? Allora sediamoci a tavola, sediamoci tutti quanti di un tavolo e cominciamo a discutere con le parti sociali che cosa si vuole fare per l'ospedale di Penna per il personale e per tutta l'area vestina, per i cittadini che hanno veramente bisogno di assistenza. Mi è stato detto che eh, i lavori dovrebbero iniziare eh, nei primi mesi dell'anno prossimo. Ovviamente eh, io sono come San Tommaso, voglio vedere la ferita e metterci la mano sopra, altrimenti eh, se questi 12 milioni e mezzo resteranno così, tanto come argomento di discussione non avremo risolto niente.